Da quando si è insediato il nuovo sindaco, Luigi Messina, a Mascali si sono tenute soltanto due sedute del Consiglio. Martedì prossimo la terza. L'attività politica non si è fermata, dice il vicepresidente Alberto Cardillo, il servizio di Angela Di Francesca. Ma questo è il terzo Consiglio Comunale, chiaramente l'attività amministrativa non si è fermata, anzi è andata avanti in maniera spedita, abbiamo visto quanti interventi, pur nelle ristrettezze economiche che il momento ci impone, sono stati portati avanti. I consiglieri di maggioranza sono stati di utile, utilissimo ausilio all'attività dell'amministrazione e lo saranno in maniera fondamentale nel proseguo del mandato. Il prossimo Consiglio Comunale sarà molto importante perché ci sarà la discussione sul piano triennale delle opere pubbliche, quindi un piano strategico molto importante per il futuro della nostra comunità, e poi un altro punto molto importante è sicuramente l'approvazione del regolamento per la concessione dei patrocini e dei contributi alle associazioni o comunque alle attività di rilevanza sociale, quindi cercare di riconnettere l'attività della società civile con quella, con il sostegno attivo che il Comune può dare, è uno strumento importantissimo affinché possa essere facilitato questo legame, affinché possano essere promosse attività che possano in qualche maniera svegliare o in qualche maniera riaccendere la fiammella dell'azione civile nel nostro Comune. E quindi ci stiamo impegnando per questo e saremo attivi in questa direzione. Constatato il fatto che l'azione del Consiglio Comunale è importantissima per il controllo, ma soprattutto per dare indirizzo e utile ausilio all'amministrazione comunale. Così è stato e così continuerà ad essere. C'è una squadra molto attenta e vigile che sicuramente va nell'interesse esclusivo della comunità mascalese.